Qualcuno mi ha fatto storie perché ho continuato il suo gioco. Le ho promesso che nelle prossime puntate apparirà anche lei. Io intanto proseguo verso Piccadilly. Ah, così? Subito, senza neanche una presentazione oggi? Ciao, scoiattolo! Ciao, Scattina. Dove siamo? Siamo vicini a Piccadilly Circus, un posto pieno di automobili, Circus, strade e negozi. Devo arrivare al Big Ben. Puoi indicarmi la strada? Di là. Puoi cominciare seguendo l'autobus fino a Trafalgar Square. Ci vediamo là per altre indicazioni. Ma... si fermano, ok. La mia era una curiosità più che legittima, credetemi. Ma devo seguirlo davvero? Aia! Pensavo di averlo colpito, ma scusami. Ecco fatto. Ma niente ossa? Ah, ecco, ok. Stavo dicendo, le ossa dove sono? Qualcuno mi ha detto che le ossa si trovano sottoterra. Grazie di avermelo detto, perché io pensavo di averle mancate la volta scorsa. E invece... aspetta, è Matrix. Zerkat Maribo Potan Eti Potan Makakiza Baba Pakankti Hat Maribo Maribo. Cosa? Non sono sicuro di aver capito quello che è appena successo. E sinceramente, va bene così. Allora, io intanto seguo le frecce. Tanto il gioco mi ha detto che devo proseguire da questo lato. Ah, ma guarda un po', ci sono anche i carri armati. Non ci arrivo. Ah, ok, devi uccidere i carri armati per far ripartire le fontane. Va bene. Dov'è finito? Preso. Più che altro che non danno oggetti e non capisco come mai. Così si fa! Evviva! Questo? Non ho capito. Ah, forse mi ha droppato gli ossi? Non lo so. Vabbè, in ogni caso, io proseguo. Mi ha fatto molto ridere come abbiamo colpito questo pagliaccio. Ah, si sta abbassando! Ogni volta che schiaccio uno di questi pulsanti si abbassa. Questo vuol dire che forse in cima c'è qualcosa? Può essere. Ma, ah, ecco, dicevo, la fontana. Aspetta. Non... aiuto. È molto più difficile di quanto non sembri. Di qua. Allora, calmi tutti. Dai! Oh, è finalmente andata. Allora, la scoiattolina era di là, però io prima voglio finire di vedere... ah, ecco, vedi, si abbassa veramente, avevo ragione. È che all'inizio il primo colpo non l'avevo capito. Cioè, o meglio, non ci avevo fatto caso che si era abbassato. Quindi... vediamo cosa succede se lo abbassiamo del tutto. Secondo me appare una vita. Beh, abbassato si è abbassato. Ma dai, sono in cima al mondo.
Figurina. La cosa è stata bellissima perché si è buttata di sotto ed si è anche fermato il gioco per farmi vedere la bandiera. Oh, sembrava tutt'altra scena. Ok, questo è un hot dog, grazie. Vediamo cosa c'è. Sai che in realtà la mossa migliore per colpire qualcosa è la rotolata piuttosto che l'abbaio? L'abbaio sì, è più facile da usare. E non sai che non... Ah no, ce l'ho fatta. Sto dicendo, sai che non lo so se ce l'arrivo. Bella. Però la rotolata almeno sei sicuro di colpire. Almeno con quello vai sul sicuro. Aia, stronzo. Bravo, bravo, continua a sparare. Io sono un cane innocente. Allora, prima di proseguire, risaliamo e mi prendo tutti gli ossicini, che tanto sicuro mi fa tornare indietro, però perlomeno. Ecco qua. Ciao. Dimmi, Scatina, che cosa sono quelle cose sul muro? Specie di puzzle che il professor Colbotto ha messo lì per mettere alla prova la tua intelligenza. Devi scegliere i simboli nel giusto ordine. Al primo che sbagli, devi ricominciare da capo. Beh, vai. Però aspetta, Scattina. Ehi, qua stiamo proseguendo, calmi tutti. Perché Scattina io sono andato di qua perché era dall'altro lato prima. Anche perché anche qui c'è una gabbietta chiusa. Forse devo entrare nelle fogne. Lì c'è una... c'è un tombino. Allora, calmi tutti. Andiamo prima da questo lato. Vediamo cosa si nasconde. Ecco, lo sapevo. Ovvero? No, aspetta, scusami, non ho capito. Boh, perché qua poi mi manda contro il muro per qualche motivo. Però se lo riutilizzo mi fa andare di qua. Vero anche che c'è un tombino anche qui però. Però non sono interagibili. Non capisco. Forse dobbiamo avanzare e quelli si aprono. Vediamo. Devo matcharli forse? Ah no, devo andare in ordine, ok. Quindi uno. No. C'è di nuovo uno dei cattivi. Quindi uno. Due. Tre. No. Quindi uno. Due. Tre. E infine 4. Sì, certo. È magia. Effettivamente siamo a Londra. Ma ci arrivo lì? Ecco qua. Arrivano i nostri. Dunque, qua non c'è più nulla. Ah, ciao, scusami. Un ciccione con un retino? Vicino a Orazio. Perché non ecco? Un portello che aspetta solo che tu abbai. Sì, sta a guardare. Ma quindi dovevo abbaiare gli altri, scusami? Perché prima ho abbaiato e non ha funzionato. Vieni qui, avanti. Sai che no, pensavo cadesse nel momento in cui io abbaiavo. Sacchetto di polsi. Ormai sei. Ma dai. Credo che Orazio oggi si senta un po' giù. Dio mio. Però scusami, io prima ho abbaiato al... al coso, ma non è successo niente. Ti
ti interessa un tetto fatto di zirconi per casa tua? Dovrebbe interessarti, e te lo dico io il perché. Dimmelo almeno, no? Ora sono incuriosito del perché dovrei avere un tetto fatto di zirconi. Intanto... vediamo... dove finiamo? Siamo nella stessa zona, ok, perfetto, non è successo nulla. Quindi, di qua si prosegue, immagino. Esatto. Ma... ciao. Scusami un attimo, ma se io abbaio quindi ai cosi si aprono? Non credo, perché prima non si sono aperti, quindi boh, proseguiamo. No. Dov'è? Ma che difficile colpirla. Allora, aspetta. Ecco. Come ha fatto a colpirmi che l'ho colpita io? Non ho capito. Che palle. Basta. Oh Gesù, allora, attenzione alla macchina, prima di tutto. Il pupazzo, ehi, e noi l'abbiamo investito. Dunque, 64 ossi, un altro cagnolino Bau Bau messo qua. Sei un super cucciolo! Yeah, ma ho il dubbio. Scusami un attimo, macchina, fermati, stop. Esatto, è esattamente quello che pensavo sarebbe successo. Oh, calmo. Dunque. Ah, quello è uno dog, aspetta, aspetta, aspetta. Fermo. No, non ci sono arrivato. Fermati. Di nuovo. Vai, forza! Allora, saliamo qua sopra. No, perché sei scivolata? Scattina! No! Oh, no, di nuovo. Che poi non è scattina lei, o sì? No, non lo so, chi se ne frega. You shall not bow! Vai! Avanza un pochino. Ecco qua. Sei grande! E bella, frate! Allora, hot dog. Ci manca solo quello, ma ho paura che non ci arriviamo, sai? No, ci siamo arrivati. Come al solito, ho sempre paura delle distanze nei salti in questi giochi, perché non capisci mai quant'è profondo. Questo vuol dire che possiamo proseguire di qua. Di nuovo il pappagallo. Tu, vieni qui. Addio al paiaso. Dunque, possiamo scendere di sotto. E non è ancora finito il livello. Beh, il livello finisce qui. Quindi, se scendiamo di sotto, ci mancano solo 10 ossi. Scusami un attimo. Allora, vabbè, a parte questi qua nascosti, che vabbè, sono il minore dei miei problemi. Pensavo mi facesse abbaiare alla... come si dice? Alla porta. Bon, 6 su 6, li abbiamo fatti. Sono felice. Vabbè, non li avevo trovati 9 ossi, ma va bene lo stesso, no?